Questa è la mia pizza Chimè, campione del mondo 2023, categoria pizza e birra. Mi trovo nel quartiere San Lorenzo di Padova. Sì. Ciao Gianni, con Gianni Calaon, campione del mondo per la quinta volta. Quinta volta. Ma quante volte vuoi vincere? Basta adesso. Questa volta campione del mondo per? Pizza e birra, il quinto titolo che vinco con gusto, qualità e cottura. Andiamo a farlo, dai. Ok, andiamo. È fatto con l'impasto alla spirulina. Spirulina di una ditta qua di Padova, l'Alga Venice precisamente, che è in odore. Vado a farcirla. Della mozzarella, un po' di formaggio che va fuso in cottura, del guanciale, oltre a essere bella è molto colorata, verrà molto colorata e molto saporita anche di gusto. Abbiamo una purea di patate viola, Gianni, avranno visto tutti che questa non è una pizza classica tonda. No, questa è la mia specialità, che è la pizza in pala, la romana, che le facciamo tutte in laboratorio ad Albignasego. Il primo passaggio è pronto e quindi adesso andiamo a cucinarla. La cottura è pronta, la tiriamo fuori e la completiamo. I pomodorini conditi aglio olio e peperoncino. Metto subito un po' di formaggio Chimè. Mettiamo un decoro. Mettiamo ancora un po' di formaggio. E ultimo tocco, mettiamo un lampone che quindi tira via, pulisce la bocca mentre la mangiamo, quindi il grasso del guanciale, dei formaggi, viene pulito col lampone con la sua acidità. Ma come te la sei inventata sta pizza? Allora, questa ho giocato molto di intuito. La Edda, che è testimone, l'abbiamo provata e non l'abbiamo più toccata perché è veramente perfetta. E avevi capito che è una pizza che poteva vincere il campionato? No, quello no, però dopo l'ho abbinata con la birra e quindi pizza e birra con i formaggi della birra abbiamo fatto strike. Falla vedere, pizza campione del mondo per la quinta volta Gianni Calaon, eccola qua. E da qua il nostro buongiorno mattino. Buongiorno mattino.